Bentornati in Formula 1 ragazzi, Gran Premio d'Austria anche per noi. Ho tolto la mod delle livree del 2016 perché usando la Ferrari con sto volante finalmente mi dava fastidio sinceramente quella texture spalmata un po' male lì. Preferisco la macchina dell'anno scorso ma perlomeno fatta bene. Torniamo nell'abitacolo oggi che è molto meglio, avete visto che avevo ripreso a sbagliare le marce eccetera, perché comunque vi siete accorti anche voi che il coinvolgimento con questa visuale, soprattutto usando un volante, è 100 volte meglio ed è comunque molto più bella lo stesso da vedere. Non mi sono messo i guanti perché non so, adesso vediamo un po', siccome fa caldo non so se è meglio avere il caldo dei guanti o comunque rischiare di sudare le mani e far dei danni. Allora ragazzi, io non do del tu a sta pista, però non è male da fare con le Formula 1. A differenza invece di quello che credo per le moto, non so perché mai abbiano introdotto questo circuito per le moto, sinceramente sicuramente solamente ragioni commerciali ed economiche, ma secondo me non è una pista tanto adatta e bella per le moto. Qua Vettel è stato sfigato nella gara che hanno fatto lo scorso weekend e mi è dispiaciuto molto, devo dire. Però Kimi è andato sul podio grazie alla coglionata di Rosberg, che si è autoflagellato da solo quando poteva arrivare tranquillamente dietro ad Hamilton e prendere dei buoni punti. Madonna come mi sono fatto sotto qua a Felipe. Felipe, Kimi is faster than you. Fermi! Levati Felipe! Ecco, tipo sta curva, la voglio vedere io con le moto. A parte che adesso l'ho presa proprio male. Ah sì ragazzi, assolutamente mi sento troppo più a mio agio rispetto a quella visuale lì, che comunque è bella come visuale esterna, però ti toglie l'esperienza di guida, non c'è niente da fare. Intanto che cazzo di sorpasso ho fatto su Massa. Porca troia, era partito come inatteso, cioè come evitare un contatto, in realtà poi però gli ho dato una mazzata qua, sono andato troppo lungo. Guardate, intanto mi ripassa, infatti siamo arrivati quasi al ecco il punto del giro prima l'ho passato qua, è una roba impossibile, però adesso sono più lontano e non si può fare. Io ero arrivato proprio nel culo, è stato un sorpasso disperato abbastanza, però alla fine è riuscito alla grande. Oh, perché non si apre l'ala? Maledetto. No Bottas, resiste Kimi all'attacco di Bottas mettendosi all'interno. Intanto però il brasiliano vola via. Ci riprova qua Bottas. Kimi prova un'altra volta. Madonna, si è infilato anche Grosjean. Grosjean che qua va dietro però. No, bastardo. Com'è che mi stanno superando così tanto? Vabbè, l'ho detto comunque, questa pista non è esattamente casa mia. Scusa Grosjean. Di cattiveria anche su Grosjean. Come su Massa prima, pure l'ingegnere se ne è accorto, mi ha fatto i complimenti. Adesso ritorna.
grande l'uscita di Kimi. Oh, oh, lo spazio di tua mamma. Posizione. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Ah, sono ammessi sul passo. Incidente più avanti. Eccolo là, che chi era? Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Sono diventato quarto. Ma era una Mercedes. Sì, le due Mercedes. Le due Mercedes, eccone un'altra. È incredibile, ragazzi. Le due Mercedes si sono fottute come nella vera gara, solo che tutte e due, non solo Rosberg. Sono primo adesso, ma vabbè, perché le due Mercedes KO si sono infilate ai box dopo che le abbiamo passate noi, Vettel e anche Massa. Vettel e Massa si sono fermati ai box, quindi per quello che siamo passati in testa, e adesso toccherà a noi, perché le gomme. Peccato però, ho sbagliato con la staccata, sennò potevo fare un giro buono e magari saltargli più vicini, se non in testa alla gara. Ma non riesco ad andare veloce adesso. Mi sa che, ragazzi, ho fatto un po' male. Ho fatto male il giro che sono rimasto fuori perché non ce la fanno più, eccolo. No, chi è questo? Hulkenberg, però non si è ancora fermato. Eccoli, eccoli. Massa e Vettel, sono davanti tantissimo. Sono davanti tantissimo. Porca vacca. Cioè, più o meno, no, mi sa che ho addirittura perso. Però vabbè, abbiamo guadagnato le due Mercedes che si sono uccise tra di loro. Noi siamo virtualmente sul podio, ragazzi, perché Hulkenberg si deve ancora fermare. Le Mercedes si sono ammazzate, sono dietro. E quindi abbiamo mantenuto come stavano le cose, cioè Massa, Vettel e poi noi. Anzi, Vettel, Massa e poi noi, è passato, mi sa. Ah no, ha passato Hulkenberg, che adesso è lento perché si dovrebbe fermare ancora. Immagino. Dietro di noi c'è Bottas. Le Mercedes sono seriamente andate in fondo. Male. Perché oltre a doverci arrivare al pit stop, ma a parte che una delle due, che era Rosberg, non so neanche se ci è arrivata perché era ferma in mezzo alla pista, invece Hamilton camminava pianino. Ah, ecco, no, adesso siamo terzi, non me ne ero accorto perché Hulkenberg sarà rientrato allora. Abbiamo Vettel primo, Massa secondo e noi terzo. Grazie naturalmente alle Mercedes, qua sono arrivato lunghissimo. Infatti ho decelerato, sennò ciao. Mi davano i limiti della pista. Cercando una rincorsa super mega folle a Massa, ma proprio folle. Allora ti resta il 50% di carburante. E allora andiamo sparati. 2 secondi e 8. Bottas fatica a starti dietro, in ritardo di 1 secondo a giro. Io ho recuperato un bel po'. Dai, Felipe, aspetta lo zio Kimi. Vediamo sui monitor che stai bloccando le ruote posteriori. Prova a distribuire la pressione di frenata su quelle anteriori. Ma puoi guardare un po' di cazzi tuoi sui monitor?
Madonna se vado a prendere massa. Sto girando seriamente più veloce però, eh. Vediamo un nuovo distacco sul traguardo, era 2,8. Era 2,8. 2 secondi adesso, 8 decimi guadagnati. Dai Kimi, un altro po' di sforzi. Guadagnato di nuovo qualcosa, ma difficile però adesso ormai. È troppo poco il guadagno. Siamo arrivati a puntarci su un paio di secondi, ma non si può andare più vicino. Andiamo comunque a podio grazie alla disgrazia Mercedes, che in qualche modo si replica. Però stavolta è in disgrazia tutti e due, non solo Rosberg. Niente ragazzi, ultime fasi, ci ho provato, adesso l'ho lasciato andare, tant'è che Bottas si è avvicinato molto, però vabbè, è a distanza totalmente di sicurezza. Bravo Sebastian. No, guardate qua dove l'ho fatto arrivare. Ciao Tom, mi vuoi venire a prendere? Ops. Da Spielberg in Austria ragazzi, è tutto per questa Formula 1. Spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo andati a podio, vabbè, grazie un po' agli altri, devo dire. È figo usare la Ferrari e vedere questo stemmino qua davanti. Ragazzi, vi invito sempre come al solito a darmi i vostri pareri, a guardare sempre la descrizione. Ci vediamo al prossimo, un grande abbraccio da Luca. Ciao. Come potete intuire dalla chat, non esce. Mi fai spiegare? Ma non esce. Suicidati piuttosto.